Bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed Valhalla, signori. Quanto tempo? Stiamo per andare a parlare con Orlaf. Ora scendiamo in questa casettina qua, credo. No, dov'è? Ma dove cavolo era lui? Questo si può far esplodere. Porca Eva. L'acqua. 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 Dovrebbe essere lì dentro, credo. Meno male c'hanno delle bacche qua. Ok. Aspettiamo che... Merda, fuoco! Tanto io vado a fuoco. Cheese man is on fire. Ok. Ah, questo si tira. Ok. Non credo sia qui sotto, raga. Ho questo vago dubbio. Dove sono finiti? Qua c'è un tesoro. It's mine. Capo. Ritagli. Mantello da bere. Ok, ho sbagliato strada. Non è qua, allora potrà essere questo The Orlaf. È nella casa lunga di qua, forse. Allora più avanti. Andiamo a scavalcare, magari ho sbagliato. E muoviti vichingo. Scusate ragazzi per la lunga assenza, purtroppo ho avuto molto da fare in questo periodo. Ah, vedete qua. E ringrazio naturalmente tutti per le iscrizioni sia di TikTok che di YouTube. TikTok sono stato un po' più attivo. Eccolo, perdonemo, l'ho trovato. È il prete, ok, era il prete. No, ho messo il timer, quindi non so quanto stiamo registrando. Siamo 25 minuti. Salute, Eivor. Giorni cupi offuscano la vittoria. Oh, vescovo. Sì. Ubba. Ubba. Morto per mano dei britanni. Non oso pensare al disonore che avrà provato. Se non fosse per questa pace. L'ho ucciso io. Tu. Dopo il negoziato di pace, Ivar ha ucciso Ceolbert e ha fatto ricadere la colpa su Rodri per avere una scusa per ucciderlo. E tu come fai a saperlo? Me l'ha detto lui stesso. Io sono sempre per la verità, Eivor. Ma è dura da mandare giù. È morto con onore. È morto da guerriero. È morto da guerriero. Anche se non gli abbiamo dato l'ascia. Come desiderava. Senza Ivar, la pace e la serenità sono possibili. Non è poco. Mi consola il pensiero che un giorno ci rincontreremo nel Valhalla. Ascia in pugno. Nel bene e nel male, ha vissuto seguendo le sue regole. Chi altri può dirlo? Ha sempre vissuto con ambiguità. Spesso consideravo incomprensibili le sue azioni. Ma non tutti gli uomini nascono per essere compresi. Gli devo un vero addio. Preparerò una nave per la pira funeraria. Vescovo, invia un messaggio a Lady Angarad. Dille che suo marito è morto per un tradimento e che Ivar ne ha pagato il prezzo. Lo farò quanto prima. Hai notizie da Regis? Non oso immaginare il suo dolore. Ne è straziato.
tuttavia ha altri piani per la contea. Sarò io l'Aldermanno. Pertanto, dichiaro che lo Shropshire è tuo amico e alleato. Da qui fino alla fine dei miei giorni. Ti sono grato, vescovo. Dio sia con te, Eivor. Ovunque andrai. Colpo di scena. Vabbè, dai, il vescovo ci può anche stare come capo. Di solito nell'antichità erano gli unici, oltre ai nobili, gli aristocratici, a saper leggere e scrivere. Quindi amministrare un po' il territorio. Io l'avevo fatto a Ceo Berte. A te, fratello. Che la tua vita nel Valhalla sia colma di gloria. Potente araldo della battaglia. Il senza ossa salpa verso l'epica gloria cavalcando le fiamme. Leggere come brezza. Le vergini guerriere distendono le ali per condurre un re nella sala di Odino. Ok. Io andrei un attimo a ricordarmi, ragazzi. Ivar morto. Lo Shropshire alleato. Devo parlare con Randy. Dobbiamo tornare da Randy, signora. Ora vado a centro il cibo per le scorte e poi si va da Randy. Devo ancora una ventina di minuti. Vabbè, diciamo che stoppo qua la registrazione e ci vediamo direttamente da Randy. Vi ringrazio. Questa testa vuota non vuole festeggiare Ostara. È l'equinozio. Il velo tra i mondi sarà pericolosamente sottile. Dobbiamo prepararci. Perché non fare entrambe le cose? Prepariamoci per l'equinozio e festeggiamo Ostara. Vedo che avete già decorato qualcosa. Sì, ecco. Abbiamo anche organizzato nuovi eventi e ne riproporremo alcuni di Yule. La baldoria e l'allegria attireranno gli spiriti. Ti aiuterò io a proteggere l'insediamento, Alves. Bene, vediamoci dopo il tramonto. E prima che lui ti spieghi la caccia all'uovo, sappi che mi ha costretto. Dunque, c'è molto da fare. A Norvid servirà aiuto con le decorazioni e forse a Meida servirà un incoraggiamento. Non ha preso bene l'incoronazione a regina della primavera. Quanto lavoro! E la caccia all'uovo? Oh, è già cominciata! Avvertimi quando sei pronto a iniziare la caccia. Non ora. Facciamo prima Randy. Madonna, quante cose. Nel fondare forse è iniziato un evento. C'erano un po' troppi punti nel campo. Io devo andare dal fabbro un secondo. E posso andare subito da Randy, raga. Grazie di cibo gratis. Ok. Brino. Caricamenti di 2 ore e mezzo. Che bello. Senza schede, ragazzi. Speriamo di finirlo in fretta. Almeno andiamo su altri giochi. Non lo so, datemi qualche idea nei commenti se vi interessa che porti qualche gameplay da PlayStation. Allora, vorrei sapere cosa avete a disposizione. Hai davvero occhio per la qualità. Migliora. Senza dubbio ti servirà bene, Eivor. Ok. Vediamo se è vero. E miglioriamo anche l'arco, raga. Ho l'arco e lo scudo. Ne richiedono troppi, non ce la fa. Ok. Tutte le mie merci sono buone, ma questa è molto buona. Ok. Ammetto che sono proprio bravo. Ok, andiamo via. Devo andare. Ora devo andare, a presto. Grazie, Gunnar. Fanne buon uso sul campo di battaglia. Andiamo da Randy, raga. Put your hands up, everybody. Visto da poco Death Parade, ragazzi, l'ho rivisto.
Bellissimo. Lo volevo postare su TikTok, ma dopo un'ora l'aveva visto solo una persona, allora lunedì. Amore. Dove c'è più affluenza. Vediamo che ci dice il nostro. Siamo alleati con lo Shiropshire, ma a un grave prezzo. Il giovane Ceolbert è morto. È morto. Sì, mi è stato riferito. Una morte tragica per una ragione futile. Spero che gli assassini abbiano pagato. Ho fatto giustizia. Ceolbert sarà ricordato. È stato bello averlo tra noi, anche se per breve tempo. Hai ragione. Eccolo. Ci manca quelle due statuine e basta. È quasi finito il gioco, raga. Ci siamo. Vediamo il random. No, ce ne manca tre di statuine. Ce n'è una anche in basso. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Scusa, Randy. Potenza 103. Allora, potenza 190, 250. Facciamo il sempre. Raccontami del Kent. Basim ci ha scritto. Sostiene di aver trovato quella fulca e chiede il tuo aiuto. Teoria di Sant'Adriano. Okay, notizie di Sigurd? Nessuna, sembra. Ma se ha trovato la paladina Fulke, Sigurd non può essere lontano. Mi dichiarò il sent, vai. Lo raggiungerò al più presto. Bene, okay. Fa attenzione. Voilà, ho preso il muro. Ho preso il muro, fratelli. No, non si esce di qua. No. Si esce di qua, eccoci. Un'altra missione. Me lo impaleranno. Mi stanno impalando la play, raga. Niente, non ci si può muovere dall'accampamento senza che non ti rompino le scatole. Dag, Basim ci ha informati sulla posizione di Sigurd. Presto partiremo per ritrovarlo. Molto bene, Eivor. Finalmente hai pensato di andare a cercare il nostro Jarl. Applaudo il tuo flebile sforzo, ma io non verrò con te. Dag, non è uno scherzo. Sulla nave, ora. Qualcuno deve restare qui e gestire le attività dell'insediamento. Poiché tu non fai altro che ignorare questo posto, toccherà a me. Ne va della vita di Sigurd. Ci servi là. No, servirò più qui. Manchi di fiducia in me da non levare la tua ascia per salvare il tuo Jarl. L'hai rigirata bene, morso di lupo. Va pure, trovalo qui. Cerca solo di non perderti lungo la strada, perché sembra che accada spesso. Non finisce qui, Dag. Parleremo al mio ritorno. Povero. Morso di lupo. Non ricordo come si chiama, ragazzi. Da quanto non ci gioco. Eivor, sì. Allora. Quante missioni mi impalano il gioco. Allora io direi di fare questo, anche se è al 160. Questo quanto è? 160. E se passiamo di qui e costeggiamo fuori non è male. Però devo girare qua, me lo devo ricordare. Vado qua. Put your hands up, everybody. Ok, raga. Dai che ce la facciamo arrivare alla città prima che finisce l'episodio. Vorrei depredare prima l'insediamento, quindi un po' ci fa perdere tempo. Scusate se mi inceppo un pochettino, ma non sono più abituato a parlare davanti al microfono. Dai, carica play, carica. Tardi una carriera allenatore, però non è che abbia tanta voglia. Soprattutto non so se siete interessati a vederne una. Ero indeciso se farla col Sassuolo o con l'Empoli. E poi volevo portare forse un altro gioco una volta finito questo. Però ci vuole ancora un po'. Secondo me altri 10 episodi ci vogliono.
Credo che aspetterò. Intanto avevo portato Star Wars per cambiare un po', per non fare solo stanze scritte e Minecraft. Minecraft, ragazzi, l'ho stoppato un attimo perché ci stavo uscendo pazzo. Sì, Tara, però. Che non t'ho offeso, eh? Mano ai remi! Mano ai remi. Giriamo. Apri vela. Vela fuori! Che figata, ragazzi. Hanno fatto anche un anime ultimamente. Cioè, ultimamente, l'ho visto ultimamente. A tema vichinghi e tanta roba. Si chiama Vinland Saga. Ve lo consiglio, è tanta roba, è carino. Pareggiare qui non è possibile. Vabbè. Interrompi, canzone, non ci interessa. Ve lo consiglio, ragazzi, è un anime, tanta roba. Questo vento è adatto alla vela. Soprattutto a chi piace l'ambientazione vichinga, credo che sia uno dei migliori. L'unica cosa che ho visto in Giappone. Andiamo a attaccare quel forte lì, vi ricordo, e poi si va al punto blu. Punto interrogativo blu. Giriamo. Vediamo se è così vicino. Girare forse a sbagliamo. Non so se si può tornare in Norvegia, perché io avevo sentito di sì da alcuni giocava. Non ci sono ancora 100 stanze alte in Norvegia dove c'è l'area Harald. Probabilmente lo dovremmo affrontare prima o poi. Oddio, ci stiamo per schiantare. Ok, abbassiamo Abbassate l'albero. l'albero. Che figata, ragazzi, i vichinghi. Ci hanno proprio azzeccato per un tema. Albero su! Un'anima. Sì. Si può Un issare la gioco a vela. tema vichinghi. Mancava. Sono buoni venti. Issate la vela! Anche se a molti non è piaciuto da quanto ho capito. Ragazzi, vedete questa cosa qua? Che ora è sparita, che era qua, da queste parti qua. È tipo fortissimo, io ci sono capitato per sbaglio e niente, mi hanno distrutto. XX. No, fermo! Fermo! Oh, mi sono fermato in tempo. Mi stavo schiantando. Guarda che vichingozzi che c'ho. Ragazzi, non so se in questo episodio riusciremo a arrivare, perché mancano 9 minuti e devo ancora distruggere il forte, quindi la vedo dura. Ho skippato poco perché comunque ci vogliono anche questi momenti, ragazzi. Qui parliamo, cazzeggiamo un po' per la mappa. Mi sembra che skipparli tutti sia brutto, almeno qualcuno ce lo lasciamo per noi. Dovremmo essere arrivati qua. È questo, sì. C'è un monastero, Ormai che il vescovo di prima di con voi, sì. Perché c'è il pallino verde? Questi sono di basso livello, ragazzi, perché era il forte da 55, dovevamo fare prima, però non l'avevamo fatto, siamo andati avanti, però lo volevo fare per potenziarci un pochettino. Vinceremo con la battaglia. Fatti ammazzare. Vai. No. Due contro uno. Addirittura. Non molto family friendly. Te dove vai? Non ti si può uccidere qui. Attaccherà uno dei nostri.
Conveniva fuggire. Io perché fuggire, maledetto sassone. Siete solo degli invasori della Britannia. Ehi, vieni qui. Ma non so più combattere. Non è che prima lo sapessi fare, però. Per tutti i santi, muori! Prima di riaprire. Dammi una mano qui! E sponna, bene lì, sponna tutto. Sei in mezzo al fieno. Attenzione. Shock. Non mi hanno fatto neanche la vita. Oh sì, forse. Ehi, non so. Vieni qui ad aiutarmi. C'è qualcosa da quella parte, lo vediamo. Abbiamo tenuto questa roba qua. C'è una chiave di là, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Una faccia da esca. Fatti ammazzare. Vediamo che ci siamo nascondendo. Andiamo, ce la facciamo da sfondare. Presto morirai. Ehi, vieni qui un attimo. Ok. Attenzione. Vieni, super cavaliere. Prova questo. Oh sì, eh. Madonna, ti sfondo. Lasciato! Guarda! Mezzo incastrato nel portone, però vabbè, fa niente. Allora, mi prendo. Deruba. Sono per tutti qui! Sì, ora arrivo, my friend. C'è un'altra pazzia lì dentro? Ah, ce n'era un'altra, non volevo guardare. Senti l'odore d'argento! Arrivo! Ma sai che morroidi ti vengono a scoprire queste fai? Non è che i vichinghi erano grossi. Ok. Direi che ci siamo, no? Non deve avere tregua! Aspettate un attimo che guardo. C'è qualche punto di sincronizzazione, no? Li ho già fatti tutti, quindi direi di andare. Da che parte era il mare? C'è il fiume? Credo da questa parte. Di là. No. Non è di qua. È per terra. Di qua c'è la barca pure. Meno male. Abbiamo gli ultimi 3 minutini, raga. Oddio, un super bug, non so se lo vedete. Andiamo via con la barca subito, instant. Il posto dove è collocato lì. Andiamo, vichinghi. Allora, si deve passare di qui e poi di qui e poi di qui. Ok. Sono segnati i punti, se no mi dimentico. Apriamo la vela.
Ok. Scusate ragazzi per i lunghi caricamenti, queste cose. Purtroppo Sunset Kid è un po' così. È forse la pecca di avere la PlayStation 4. Forse questo, magari con la 5 è meglio. Ma io non lo posso sapere purtroppo, mi sorry. Non l'ho potuto ancora prendere. Un minutino, dai, che ce la facciamo? Non ce la faremo mai. Ci toccherà sforare sicuramente. Speriamo di un paio di minuti sicuro. Giusto per arrivare davanti, poi nel prossimo episodio lo registro da lì. Sto andando dalla parte giusta? Ok, sì. Reward for strain to ball had paid. Albero, tu! Albero. Parecchi soldi. Va. Scendi. Proprio questi la ci sono a mettere. Madonna. Fiato corto! I frumbolieri, questi qua. Ragazzi che lanciano i sassi si chiamano frumbolieri. Queste cose come le distruggo? Ammo? Boh. Toccherà passarci intorno, se riusciamo. Proviamo a passare qui a destra. Che culo, vai, ci siamo passati. Albero su! Dai, 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 che devo mettere la vela. T'arrabbiate, t'arrabbiamo. 2 minuti e arriviamo. Ci volevo andare in barca perché mi sento masochista, ragazzi. Perché? Perché? Okay. Vediamo se ci fa passare da fuori dall'abitagno. Non troppo. Secondo me non ci farà mai passare fuori. Madonna che ambientazione brutta che è. Che è sto mare, tutto cupo. Però è fatto bene. Quello dobbiamo ammetterlo via. Poi tutto a diritto per di là e siamo arrivati. Ok, scusate ragazzi se ci metto tanto. The Britain. Qua ragazzi ci sono arrivati fuori gli antichi romani, cioè vi rendete conto di quanto sia pazza una cosa? Ok, dovrei entrare per di là. La Britannia è bella ragazzi, però non ci vivrei mai. Ah, quel non so che in Giappone ci vivrei, anche se ogni 2x3 c'è un terremoto, un tsunami, senza offesa. È bello, c'è tante cose, molto caratteristico. Vediamo se lo affondiamo. Ah, l'ho affondato! Volevo correre! Maledetto babbano! Devo... PlayStation? Ce la fai? Ok, posso passare anche di là. Ok, se dura un altro minutino e poi basta. Giusto per entrare dentro. Ma sì, ma notizie di Sigurd. Devo parlargli.
Nuovo territorio scoperto. Kent. Anche se c'è, c'è scritto con la C, però vabbè. Dovrebbe essere questo l'insediamento. O questo è quello della... Non mi faranno mai passare, raga. Niente, ci lasciamo qua. Vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimissimo episodio.